Allora, riprendiamo brevemente, per chi non c'era ieri, riprendiamo brevemente il discorso sulla mira, sempre considerando due fattori, uno che parliamo di arco nudo, due che è quello che abbiamo detto sia sabato che quello che ripeto oggi, è un'idea alternativa che, secondo il mio modesto parere, è molto significativa, quindi serve molto di più a interpretare la gestione della mira in questo modo che non collimare e avere, essere consci di quello che vogliamo ottenere. Cosa vogliamo ottenere? Vogliamo fare 100. Quindi, culturalmente siamo più propensi a collimare due punti in modo tale che il getto della freccia vada a colpire questo punto, no? La nostra cultura ci insegna che nel fucile, dove ci sono due punti di mira, collimando questi due punti, sempre la geometria ci ha insegnato che da due punti passa un'unica retta, quindi collimando questi due punti col bersaglio, il proiettile andrà esattamente nel bersaglio. Il grosso problema nell'arco, specialmente nell'arco nudo, è che non abbiamo due punti di mira, ne abbiamo uno solo, quindi si complicano notevolmente le cose dal punto di vista fisico. Quindi non possiamo più dire miriamo con quel punto e siamo sicuri che poi tutto accada come un fucile che ha due tacche di mira, perché da un unico punto la geometria dice per l'appunto che passano infinite rette. Quindi, abbiamo visto anche ieri pomeriggio che la postura, l'attività di gestione del proprio corpo ha una sua importanza. Magari poi riprendiamo, queste sono nozioni di tecnica, le possiamo riprendere brevemente dopo. Di conseguenza la gestione della mira ha un'importanza strategica. Il fatto di voler a tutti i costi collimare la punta della freccia, perché di questo si tratta, no? Parliamo di arco nudo, quindi la stragrande maggioranza dei tiratori di arco nudo mira con la punta della freccia. Fin qua siamo d'accordo. Fermatevi se avete qualche altra idea al riguardo. Però non è così, no? Come facciamo a essere sicuri che la nostra posizione, quindi la tacca di mira del fucile, che è quella verso di noi, non il mirino sulla canna, sia sempre nella stessa identica posizione? Impossibile. Quindi già abbiamo questo grossissimo problema, no? Se noi vogliamo collimare per forza, non siamo per niente sicuri che stiamo mirando al punto giusto. È impossibile. Quindi abbiamo già questo grosso problema. Perché? Perché utilizziamo il sistema conscio. Quindi io voglio collimare due punti, ma ho già degli errori. Ho già degli errori prima, di sicuro, che non mi permettono di essere preciso. Allora, io nella ricerca della precisione ho l'imprecisione. E questo è il primo dato di fatto sicuro. Faccio un passo indietro. Nell'arco compound, ripeto, l'ho già detto ieri, lo ripeto, l'arco compound, pensate che è uno strumento di enorme precisione, perché ha due punti di mira, ha la visette, ha la diotra che ingrandisce anche il bersaglio leggermente, ha una bolla per livellare l'arco, quindi è uno strumento molto preciso che ci permette comunque quasi di collimare due punti, quindi di essere precisi sull'impatto della freccia. Però ultimamente, da qualche decennio da questa parte, i più forti, quelli più bravi, hanno capito che il pin non si può tenere fermo, quindi uscirà dal 10, 10 a 18 metri, è piccolissimo, no? Lo sapete tutti, continua a entrare e uscire da questo pin e utilizzo una strategia di tiro che si chiama surprise release, che io non so quando partirà la freccia. Il pin, quindi immaginatevi, il pin che entra e esce e non so quando partirà la freccia. Quindi
Quindi mi dovete spiegare com'è possibile che io possa essere preciso. Allora, se questa è una strategia vincente per il compound, perché il compound fa centro, nonostante che il ping non sta mai fermo, e non so quando partirà la freccia. Se è vero come è vero che questa per il compound è una strategia vincente, perché per l'arco nudo deve essere diverso? Perché dobbiamo concentrarci così tanto sulla collimazione? In effetti cosa succede? Succede che l'essere umano per sua natura è in grado di collimare due cerchi a zero, quindi senza tolleranza, ha la facoltà, proprio come DNA, come essere umano, quindi tutti, di collimare due cerchi inconsciamente, solo inconsciamente, perfettamente a zero. E questa attività è in grado di farla in un milionesimo di secondo. Le sinapsi lavorano alla velocità della luce e le contrazioni muscolari ci siamo quasi. Quindi cosa succede? Succede che se è vero come è vero che l'azione di tiro, da quando decido di tirare, quando prendo la decisione, che avvenga anche inconsciamente, non importa, succede in un duecentesimo, un quattrocentesimo di secondo, ma più su un trecentesimo di secondo o meno, ragazzi, quanti milionesimi di secondo ci stanno in un trecentesimo? Basta fare 1.000.000 diviso 300, tanti, è vero? Quindi pensate quanto tempo c'è da quando decido, da quando accade il rilascio a una messa concentrica. Ecco cosa succede. Succede che il nostro corpo inconsciamente ha tutto il tempo di mirare in quella frazione di secondo. Esoterica la cosa. Eppure succede così, no? Succede così che io un trecentesimo è enormemente più grande di un milionesimo. Ok? 5.000 volte più grande. Quindi io ho tutto il tempo, il mio cervello ha tutto il tempo di, un attimo prima che c'è lo sgancio, se noi mettessimo un filmato a 200.000 fotogrammi al secondo, che sono tantissimi, vedremo piano 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 che parte, un attimo prima che lo sgancio avvenga c'è la collimazione inconscia in un 500 millesimo di secondo. Quindi dobbiamo solo fidarci di quello che capita, e così succede nei tiratori compound, che non sanno quando parte la freccia, il pin balla contro oppure fa centro, perché in quell'istante piccolissimo il nostro cervello ha fatto la collimazione. Se l'avessimo fatta prima, adesso lo sgancio, e quando mai riesco a sganciarlo? Mai. La stessa, peggio del peggio del peggio del peggio, è con l'arco nudo. Con l'arco nudo però abbiamo questa punta della freccia, abbiamo che è a circa 80 cm, un metro, e il bersaglio che mettiamo è a 18 metri, quindi non possiamo mettere a fuoco tutte e due contemporaneamente. Magari in una giornata così, che la pupilla si chiude, quindi abbiamo una fortissima profondità di campo, può essere. Però questo cosa succede? Ci distoglie da quello che è molto più importante, no? Per noi, quella famosa seconda diotra che ci crea tanti problemi, perché il nostro corpo e la nostra testa, il nostro occhio, la seconda diotra, il secondo punto di mira a cui far pervenire quella retta che andrà al bersaglio. Non so se sono stato chiaro, fermatemi se non avete capito bene. Quindi è molto più importante curare la sensazione del tiro che non la collimazione, per forza. Perché abbiamo già detto che se curiamo la collimazione e non la posizione del nostro corpo, siamo partiti da un errore, da un possibile errore, da 1.000 errori con una sola possibilità, certa combinazione di avere la postura corretta.
Quindi ne consegue tutto questo trigo mio, ne consegue che non ci conviene mirare, non ci conviene quello. All'arco nudo non gli conviene, non è conveniente. Io non dico che questa è quello che dovete fare, no? Perché qualcuno vi può dare a dire, ma a me viene bene se miro, anzi, se non miro sono rovinato. Però non è conveniente, non è conveniente per due fattori. Uno, che vi assicuro che, salvo rari casi, nella maggior parte degli archi nudi, a forza di cercare una collimazione, il nostro cervello anticiperà il gesto per due motivi, no? Un motivo dovuto allo stress del punto che deve venire e quindi anticiperà sempre di più il tiro, o un mero effetto di economico. Il nostro cervello cercherà sempre di economizzare tempo, quindi di anticipare il risultato. Un operaio che deve avvitare 5 bulloni e deve prendere il bullone, i bulloni dalla, mettersi in mano e avvitare 5 bulloni, dopo il terzo giro non penserà più a avvitare i bulloni. Qual è il suo pensiero dominante? Quale pensiero dominante avrà l'operaio? Quello di prendere i 5 bulloni. E voi capite che è un circolo vizioso, no? Perché se io nel momento topico penso a prendere la freccia successiva, sono rovinato, indipendentemente dalla mia. Quindi dobbiamo stabilire un circolo virtuoso su questo, ma ne parleremo dopo, perché questo fa anche parte della tecnica, e ieri mi sono dimenticato di parlare di questo aspetto. Ho parlato solamente del pensiero dominante quando parlavamo della sequenza di tiro, ma dobbiamo parlare anche di questo aspetto tecnico che nell'arco nudo è essenziale. Ma finiamo il discorso della mira. Quindi che cosa mi conviene fare? Beh, intanto mi conviene mettere a fuoco il centro del bersaglio, quindi cercare il punto da colpire e posizionare il mio conscio sul punto da colpire, disinteressandomi di dov'è la punta della freccia. Momento. Però se mi disinteresso di dov'è la punta della freccia, voi mi direte, beh, dove va a finire poi la freccia? Beh, non è così semplice, ovviamente, però lo diventa, lo diventerà. Quante volte ho sentito dire, benissimo, vado in ancoraggio, la punta è bassa e non riesco più a salire. Vado in ancoraggio, la punta è alta e non riesco più a salire. Vado in ancoraggio e non riesco a capire cosa sto facendo. Ebbene, saltiamo decisamente questo problema. Allenandoci nel modo opportuno, saltiamo a pie pari, e questa è una nuova visione, è una visione complessa. Io fossi venuto qua a dirvi, beh, mirate con la punta della freccia, tirate indietro la freccia, lasciatela andare, sarebbe stato banale, no? Questa è un'altra, una visione superiore. Quindi, inquadrare il centro del bersaglio mi permette di posizionarmi sempre nella stessa posizione. Se io tiro 18 metri e guardo il centro del bersaglio, ho un punto di partenza e poi posso fare tutto quello che voglio, ma io la testa la tengo sempre al centro del bersaglio senza spostarla, ottengo il risultato migliore per me, che è quello di non spostare la seconda diotra, che è la mia testa, il mio occhio. Vi parliamo del fucile, che è più preciso, ok? Fino a qua ci siamo. Poi mi disinteresso completamente di dov'è la punta della freccia, io la posiziono per comodità in pretrazione sempre allo stesso punto, perché qua faccio dei controlli, no? Abbiamo detto che la tecnica mi permette di fare dei controlli, faccio dei controlli, la mano, le nocche sono a 45 gradi, spinge nel punto giusto, l'osso, il radio è in linea con l'omero, la spalla è un po' estratta, benissimo. Ok, la mano si è rilassata, la posizione è giusta. Guardo il centro del bersaglio, ho preparato già la schiena, benissimo. Ora non mi interessa più di dove va la punta, non la devo tenere nel centro del bersaglio, perché questo mi distoglie, siccome consciamente posso pensare una cosa sola e inconsciamente mille,
io questo conscio me lo devo giocare molto meglio che non la mira. Me lo devo giocare con la percezione, ad esempio con la percezione degli allineamenti, con la percezione delle forze di spinta e trazione, che sono molto più importanti. Quindi non distolgo lo sguardo, la punta la perdo e vado in ancoraggio, concentrandomi sempre sul punto da colpire e disinteressandomi completamente della punta. Facendo tutte quelle attività tecniche che ho imparato, e cioè la posizione di spinta e trazione sul piano verticale, gli allineamenti, i contatti al viso, la chiusura delle scapole, che vuol dire che la trazione sta avvenendo nella parte interna del mio corpo, e guardando sempre il centro del bersaglio e non la punta della freccia, a un certo punto la freccia partirà, in un secondo, due secondi, quello che è. Cosa è successo? Cosa devo aspettarmi? Cosa devo allenare perché questo accada? Beh, che la punta della freccia si posizioni automaticamente, senza pensarci, solo grazie alla mia volontà, alla mia volontà interna, sempre nello stesso punto. Non è detto che si posizioni sempre nello stesso punto. Vedrete che aumentando la vostra maestria, può essere che la punta si posizioni in un punto diverso ogni tiro. Non è proprio così, però può anche essere che, guarda caso, se ci ripensate, quando avete effettuato il follow through e la freccia è andata nel 10, la punta della freccia non era nello stesso punto del posto precedente. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che il mio corpo, come ho parlato prima del compound, ha fatto delle variazioni dove interessavano, non nella punta della freccia, ma nella diotra, che è quella più importante. Quindi ha spostato la punta della freccia in una parte minima, diversa, per poter fare centro ugualmente. E questo succede. Ok? Succede. Quindi bisogna fidarci di questa attività. Questo ovviamente per aumentare di molto le vostre performance, a mio modestissimo parere. La stessa cosa succede nell'arco olimpico, no? Nell'arco olimpico, nessun arco olimpico al mondo potrà stare col pin piantato dentro e fare un'attività. Chi tira con l'arco olimpico sa benissimo che si arriva sotto clicker e poi c'è la gestione dello scatto, che avviene per i più bravi abbastanza a sorpresa, in cui le dita si aprono automaticamente senza, e vi ho già spiegato ieri, no, cosa avviene, che lo scatto del clicker attiva per i più bravi le funzioni del sistema nervoso periferico, quindi non del sistema nervoso centrale, quindi non è un'elaborazione del sistema nervoso centrale che comanda il rilassamento delle dita, ma è direttamente un'attività che coinvolge i sistemi nervosi periferici, che sono nei gangli nervosi, quello che interessa è questo vicino alla spina dorsale, in cui le dita si rilassano automaticamente e la freccia parte, un po' come succede al compagno, non è che ci inventiamo moltissimo le cose. Quindi anche lì la gestione della mira non è quella di tenere collimato lì e poi far funzionare, perché tanto non mi conviene, non conviene mai. Quindi se vedete i filmati dei tiratori olimpici, vedete che sono inchiodati e a un certo punto capita qualcosa. Non è che hanno deciso di tirare, perché chi non ne capisce, chi non se ne intende, dice stai in mira 10 secondi e poi decidi di tirare. Non funziona così. Non funziona. Sta lì e a un certo punto la freccia partirà. Però quando non mi interessa, perché so che l'attività di volontà
che ho allenato ha fatto sì che ho collimato all'ultimo momento. All'ultimo momento la freccia partirà. Ovviamente questo non è, sotto stress avvengono tantissime altre cose, alle volte si strappa, alle volte non si esce, alle volte si tira in modo diverso, quindi l'attività psicologica è molto importante, specialmente nell'arco olimpico. Tutti voi avete seguito la squadra femminile alle ultime Olimpiadi, vero? Il commentatore, adesso mi sfugge il nome del commentatore che faceva il commento tecnico, che era l'olimpionico di pentathlon moderno, al quale adesso mi sfugge il nome, c'è un lapsus, che faceva il commento tecnico insieme a Ruata sul tiro delle nostre tre ragazze. E continuamente consigliava alle ragazze di aggiustare la mira, perché continuavano a fare degli 8 a destra. Beh, non funziona proprio così, eh? Non è che funziona così, fosse così semplice di mettere. E aveva detto, ma hanno avuto tutto il tempo di aggiustare la mira e continuano a fare degli 8 a destra. Non funziona proprio così. Se fosse solo una questione meccanica, sarebbe molto semplice. Ha detto una cavolata, perché se avesse visto i tiratori di carabina a 10 metri ad aria compressa, avrebbe visto che sotto stress si fanno anche di un centimetro, due centimetri, che è un'enormità. Chi ha visto poi le finali di Campriani ha visto che agli ultimi colpi, altra che mira, lì avvengono delle cose che sono imponderabili. E anche lì ha avuto fortuna, perché quell'altro ha fatto peggio all'ultimo colpo, ha fatto peggio di lui, quindi lui ha già fatto male, ma l'altro ha fatto ancora peggio. E quindi sono cose che sembrano semplici, ma non sono per niente. Ok, quindi qualche domanda su questa gestione della mira arco nudo? Come la alleniamo? Ecco come l'alleniamo, questa è una bella domanda, no? Perché è la cosa più difficile del mondo, perché proprio per cultura siamo portati a non accettare un'attività di questo genere, un'attività così istintiva, no? Perché i nostri istruttori, come abbiamo cominciato, non ci permettono neanche di prenderla in considerazione. Eppure il compagno, porca miseria, la prende in considerazione, no? Se rilascia la sorpresa e deve per forza prenderla in considerazione, che poi rilascia la sorpresa, poi alla fine tantissimi archi compound poi decidono comunque di far partire questa freccia, qualsiasi sgancio abbiano. Ma però non dovrebbe funzionare così, vero? In teoria non dovrebbe. Quando c'è tanto vento. Ovvio, ma io qua vi do degli input diversi, no? Degli input importanti. Ricordatevi che lasciare all'inconscio è estremamente utile e va ovviamente allenato questo. Come va allenato? Beh, va allenato, allora io consiglio sempre di avere un bersaglio molto grande e a cui ci disegnate un bersaglio d'80. La X dell'80 gli fate un bel puntino nero e vi allenate su quello, guardando solo quel puntino nero, disinteressandovi della freccia. Quante volte ho sentito dire, mi hanno cambiato la visuale che c'aveva un bel buco e le frecce andavano tutte nel buco? Quante volte lo sentite queste cose? Sempre. È così. Voi non ve ne siete mai accorti, ma voi guardavate solo quel buco e non guardavate più la collimazione vera e propria. Allora questo va allenato sempre. Vi accorgerete che una volta allenato vi basterà mettere a punto una piccola variazione di colore, una qualsiasi cosa in cui vi concentrerete abbastanza piccola da mantenere questa concentrazione su quel punto.
La freccia, la punta della freccia, vedrete che gradatamente, è ovvio che non funziona tutto subito, ci va al suo tempo, gradatamente la freccia, grazie unicamente alla nostra volontà inconscia, si posizionerà nel punto giusto, qualunque esso sia. E il punto giusto, qualunque esso sia, è il punto in cui si fa centro. Magia. È magia, però funziona. A che distanza? Tutte, non c'è alti, bassi, dritti, storti. Non c'è niente che non funzioni. Ma questo è l'ABC dei tiratori tradizionali, no? È l'ABC dei tiratori tradizionali. È logico che i tiratori tradizionali non hanno una cultura di precisione, quindi non fanno un allenamento tale per poter essere precisi, per capire cosa sta succedendo. Uno, perché ovviamente sono infradito, quindi non possono correre sulla freccia, quindi la loro attività istintiva, tra virgolette, è deficitaria da questo punto di vista, perché loro è come sparare dalla cintola, no? Sparare dalla cintola è imperfetto, non è possibile avere una precisione, è impossibile. Quindi se io tiro solamente perché indico il dito, quindi tiro solamente perché conosco la parabola del mio arco, ed è impossibile conoscere la parabola del proprio arco, perché se uso un arco di 50, un ricurvo di 50 libbre a 30 metri non la vedo la parabola, a 40 metri forse. Ma nell'arco tutte queste proprietà benefiche del tiro istintivo, se portate sull'arco nudo, quindi una mira istintiva facilitata, otteniamo tutti i benefici che questa tipologia di tiro ci regala, perché siamo sempre consci, in modo inconscio, di dov'è la punta della freccia, la vediamo sempre in visione periferica, sempre mentre guardiamo il centro del bersaglio, quindi non abbiamo un gap, non utilizziamo delle modalità imperfette, utilizziamo delle modalità molto perfezionabili, che sono quelle di inquadrare sempre il centro del bersaglio e di vedere sempre in visione periferica, sfocata col nostro inconscio, la punta della freccia, che si posizionerà sempre nel punto giusto. Qual è questo punto giusto? Il punto del centro. Dove si fa centro? Provare per credere. Dimmi. Giusto per riallacciare il discorso che faccio, cioè quello che vedo io, diciamo, quando sto, io dirò che quando sto mirando, io ho un puntino, ho fatto delle prove, ho tirato sia col cerchietto che col puntino, fatto caso che praticamente se metto il puntino sul cerchio, inconsciamente il mio corpo ogni tanto sposta il puntino per vedere dove c'è. Sì, è anche abbastanza soggettivo quello, tanti trovano utile il cerchietto per concentricità, tanti addirittura hanno un puntino enorme, io ho visto tanti tirare col puntino, puntino grandissimo, tantissimo tempo fa negli archi olimpici è stata inventata la diotra cieca, che non era altro che avere una diotra per l'arco olimpico in cui c'era un cerchietto bello grosso nero in cui si mirava con tutto il bersaglio da 122, eppure si era precisissimo, ancora più preciso. Quindi io considero sempre molto meglio che avere un pin, poi anche lì è poi soggettivo, non posso dire meglio e peggio, non mi posso permettere di dire. Posso però dire che la sperimentazione è alla base del tiro con l'arco, non date niente per scontato, perché come modelli ce ne sono sì, ma di riferimento, cioè. Però io ho visto e mi sono consultato anche con gente veramente forte e effettivamente questo è il sistema migliore che va coltivato. Soprattutto perché vi preserva, specialmente riparlo degli archi nudi, vi preserva dalla caduta in un circolo vizioso del target panic, che